avevano adibito un garage a serra professionalmente attrezzata per la coltivazione di marijuana. In manette sono finiti tre pescaresi di 46, 54 e 30 anni, arrestati in flagranza di reato. Il blitz della squadra mobile di Pescara è scattato in una isolata villetta nelle campagne di Ripateatina, dove gli agenti della sezione antidroga hanno scoperto una vera e propria coltivazione indoor di piante di marijuana. Seguendo i movimenti del 46enne, sospettato di essere dedito a traffici di sostanze stupefacenti con funzioni di giardiniere, i poliziotti sono arrivati ad individuare la villetta, che si presentava internamente piuttosto spoglia e disadorna. Al suo interno, in un primo momento, è stato trovato solo il 54enne ritenuto il custode della casa. Un'approfondita ricerca ha poi consentito di scovare anche gli altri due uomini arrestati, sbucati da un foro praticato nel pavimento e debitamente camuffato. Da lì, grazie ad una scala di metallo, si accedeva al sottostante garage, la cui porta era stata chiusa con una catena e sigillata per non far percepire all'esterno l'odore proveniente dalle piante. All'interno del garage era stata allestita la serra. Al suo interno, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato più di 200 piante in vaso di marijuana già in infiorescenza. Nell'area adibita a coltivazione erano presenti materiali per l'irrigazione, la concimazione e l'areazione delle piante. Nel piano sovrastante era stato allestito un sistema di videoregistrazione che consentiva di visionare sia il termostato della serra che l'esterno dell'abitazione per cercare di scongiurare il rischio di visite non gradite. Ai tre sono stati concessi i domiciliari. Le indagini sono condotte dalla Procura di Chieti.